Sette ori mondiali, i tre volti che hanno fatto la storia del canottaggio, sono quelli di Giuseppe e Carmine Bagnale, insieme al timoniere Giuseppe Di Capua. 13 stagioni insieme, dal 1981 al 1993, nella specialità del due con, hanno vinto due titoli olimpici e sette mondiali. Giuseppe e Carmine da Castellammare di Stabia, tesserati con la canottieri Stabia e allenati dallo zio Giuseppe Lamura. Nel 1988 il trionfo alle Olimpiadi di Seul, un'immagine entrata nella storia, quella dell'esultanza dei fratelli Abbagnale e di Giuseppe Peppiniello di Capua. Le condizioni del Benson sono sempre le stesse in senso favorevole. Vedete la prua della barca d'Azzurra che sta Sconfitto decisamente il temuto Armo inglese, di cui faceva parte Redgrave, considerato il più forte canottiere della storia, Seul e le Olimpiadi in cui per la prima volta nella storia dei giochi tre fratelli vincono la medaglia d'oro, Giuseppe e Carmine nel due con e Agostino nel quattro di coppia. Ma prima ancora i fratelli Abbagnale avevano trionfato già ai giochi di Los Angeles nel 1984. Carmine e Giuseppe si presentano negli Stati Uniti con i favori dei pronostici confermando quanto di buon messo in mostra nelle acque di tutto il mondo nei mesi e anni precedenti. In California nacque il mito dei fratelli Abbagnale, una leggenda costruita con quel primo oro nella gara del due con, cementata 4 anni dopo a Seul e negli anni a seguire. In carriera, Carmine e Giuseppe conquistarono due ori e un argento olimpici, sette titoli mondiali e tre podi, numeri da urlo, da campioni, da leggende. Senza dimenticare che, dopo il ritiro di Giuseppe, Carmine riuscì nel 1994 a portare a casa un argento mondiale insieme a Gioacchino Cascone, una leggenda che continuerà anche dopo il ritiro di Carmine, grazie al terzo fratello, Agostino, capace di vincere ben 3 ori olimpici, nell'88, nel 96 e nel 2000. Una tradizione vincente, probabilmente inimitabile, di una famiglia di campioni. Abbiamo visto un momento davvero pericolosissimo. I fratelli di Castellammare di Stabia riuscirono infatti nell'impresa di vincere l'oro olimpico dominando una gara mai messa in discussione dal potere dei campionissimi azzurri. Un dominio incontrastato a cui si dovettero piegare i coraggiosi rumeni, staccati però di quasi 6 secondi. Destino analogo agli atleti statunitensi che, nonostante il calore del pubblico, chiusero con un dignitoso terzo posto a circa 7 secondi dai due campioni italiani. Un trionfo firmato Fratelli Abbagnale. Partenza regolare, 55 colpi con l'Italia in acqua 4, vedete inquadrata, partenza velocissima di Agostino e Davide Pizzano, il lavoretano veloce, il mediere, 28 anni che dopo un'esperienza. Anche se la disciplina nella quale si cimentavano non era tra le più diffuse, negli anni seguenti la loro popolarità aumentò a dismisura e di pari passo con i successi conseguiti nell'88 a Seul arriva una seconda medaglia d'oro olimpica conquistata superando di quasi 2 secondi la Germania Est e di 3 la Gran Bretagna. È proprio un equipaggio inglese a Barcellona nel 92 ad interrompere la loro straordinaria serie di vittorie. Non ce la fa nemmeno la Norvegia! Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria! Andiamo dopo Seul, guarda a destra, guarda a sinistra, ancora una volta Agostino! E colpi! E l'Italia va a vincere ancora una volta! Non è finita mai Seul! Le imprese degli Abbagnale hanno coinvolto ed appassionato tutta l'Italia per oltre un decennio, facendo entrare i fratelloni nell'immaginario collettivo come fulgido esempio di dedizione e forza di volontà.